Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Trinorosso ed oggi siamo tornati nella recensione post partita di Karabakh Roma. Prima di cominciare con il video, mi scuso se in questi giorni non sono usciti i video, ma stavo molto male con il mal di gola. Perciò non sono usciti i video, appunto. Quindi cominciamo subito con la recensione. La partita sarà molto 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 sofferta. Mi dispiace bocciare Goranon, infatti non lo boccio, però deve essere più incisivo e deve avere meno paura di giocare il pallone. Perché lo so che è difficile ambientarsi in un luogo totalmente nuovo dopo che sei cresciuto nelle giovanili del Lione e ha fatto tutta la carriera del Lione anche da capitano, lo capisco perfettamente. Però se il mister ti dà alcune possibilità, che sia contro Benevento, contro il Karabakh, che sono nettamente avversari più abbordabili di quelle delle partite che gioca De Rossi, ma è scontato, anche perché De Rossi non farà altre 1000 stagioni al top, quindi tu potresti essere anche un degno erede. È vero, sei anche un po' tu inoltrato con l'età, non è che sei un erede che appena De Rossi ti dirà è giovanissimo, quando De Rossi ti dirà anche tu avrai i tuoi 30 anni, i tuoi 31 anni comunque. Quindi non sei più giovanissimo, ma devi essere più incisivo, perché quelle poche opportunità che il mister ti darà devono essere sfruttate alla perfezione per guadagnarti il posto da titolare. Hai visto come ha fatto Pellegrini? Pellegrini le prime partite non mi era piaciuto molto, soprattutto contro l'Atalanta, che era entrato negli ultimi minuti e ha rischiato di farci subire gol. Ma poi ha giocato contro il Verona, all'esordio da titolare con la Roma nella sua seconda avventura, perché è cresciuto nel giovanile della Roma anche lui. E ha giocato contro il Verona e ha giocato benissimo. Ha giocato anche contro il Benevento e ha giocato bene. Quindi piano piano si sta guadagnando la fiducia del mister. E questo è importantissimo. La fiducia del mister Pellegrini già ce l'aveva, diciamo, perché Pellegrini già era stato allenato di Francesco perché era al Sassuolo. Ma non, diciamo, non aveva una garanzia, chiamiamola così, che giocasse bene anche alla Roma. Perciò dico solo a Goran di stare tranquillo, di giocare tranquillo, a sbagliare un passaggio non è successo niente. È vero, il passaggio che hai sbagliato c'è subito il gol e ne hai sbagliato c'è costato un gol subito e ne hai sbagliati anche altri. Ma devi giocare tranquillo. Io ho detto questo ora che abbiamo vinto, ma l'avrei detto anche se avessimo perso. Quindi stai tranquillo e gioca sereno, Maxim, dai. Detto questo, cominciamo un po' a parlare di altri aspetti della partita. Non mi è piaciuto il secondo tempo. Primo tempo da 7,5, quasi 8, però non lo do 8 perché abbiamo subito il gol. Da 7,5. Calcolando l'avversario è un caso a parte, che molti lo diranno. Dico, ma come fai? Hai vinto solo 2-0 al primo tempo contro il Karabakh? Io faccio un quadro generale della Roma, come ha giocato, che sia contro la Pro Caccolese o che sia contro il Real Madrid. Faccio sempre lo stesso discorso. Quindi, secondo me, il primo tempo a 7,5, il secondo tempo è da 4,5, quasi 5, ma veramente il secondo tempo orrendo. Se avessimo subito gol, avrei dato 4 meno. Però non dico 3,5 perché è troppo severo, ma se all'89esimo tu mi rischi di subire un gol che praticamente ti elimina dal girone perché non siamo messi benissimo, io ci spero. Perché è giusto sperarci, ma se subisci gol lì sei con un piede e mezzo fuori dalla Champions e rischi di subire gol, meriti di uscire. Perché è giusto così, se subisci gol e ti fai pareggiare dal Karabakh, meriti di uscire perché sei una squadra indegna per la Champions League, con tutto il rispetto che posso avere per il Karabakh. Sempre il solito palo, neanche a dirlo, che abbiamo preso perché lo prendiamo ogni partita e lo prenderemo sempre. Veramente dall'anno scorso ci perseguono questi pali. Qualcuno dirà, hai visto che ti dice bene anche a te? Contro l'Inter ti sei lamentato? Dice bene anche a noi, la fortuna gira. La fortuna gira e contro l'Inter abbiamo perso immediatamente. Contro l'Atalanta abbiamo vinto immediatamente. E oggi è giusto che abbiamo vinto, ci siamo ripresi quello che non avevamo fatto. E chi dice che con l'Atletico Madrid meritavamo di perdere? Potrebbe essere anche vera la tua idea, ma ricordati che sullo 0-0 verso il 30esimo manca un rigore netto a noi per mani di un giocatore dell'Atletico che ora non mi ricordo. Quindi non vi ricordate solo quello che vi fa comodo, ma ricordate proprio com'è andata la partita. Non voglio essere polemico e chiudo qui la mia piccola polemica, se si può chiamare qua così, ma non voglio che vi lamentiate, scusate, sempre per qualsiasi cosa. Parlo sia dei romanisti sia di altre
altre tifoserie, altre persone di, e altri tifosi, altre persone di altre squadre. Detto questo, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!